Oggi prima Lumbas Cup organizzata da Rosmoto, siamo qua appunto con Ezio Rosbock. Com'è andata la giornata? Cosa ci vuoi dire di oggi? 40 piloti partenti, quasi tutti intelligenti, tranne questo qua che si è appena allungato. La giornata ci ha tenuto perché c'è un bel sole. Sembra che per il momento, a parte questo piccolo incidente, vada tutto bene. Nell'incidente non si è fatto male nessuno, la testa già non ce l'aveva prima, perciò non può che migliorare. Adesso abbiamo ancora da fare 2,5 categorie. Se ci state qua anche per le premiazioni, abbiamo un trofeo eccezionale per il best lap. Quante categorie hanno partecipato? 4 amatori, esperti, piloti e super twin dedicati alle bicilindriche. Poi abbiamo la premiazione speciale a parte per quelli over 60 che si chiama trofeo Villarzilla. Abbiamo avuto, cioè ci sono anche piloti che stanno per partire per determinati campionati come Simone, come Davide Conte, come Doriano Vietti. I miei pilotini della Super Twin, che sarebbe della Sport Twin, altri chi c'è? Vabbè, Giampiero Galante, che è anche lui che fa la Coppa Italia. Abbiamo dei pilotini di un certo livello che si presentano qua per sfidarsi sulla pista di Lombardore. Prossima tappa? Prossima tappa 7 maggio, sempre qui. Siamo qua anche con la fotografa ufficiale dell'Autodromo di Lombardore. Sì, io faccio la fotografa non professionale perché mi diverto e perché mi piace la pista e quindi mi metto in gioco un po' anch'io a vedere questi piloti che scombattono e si sportellano un pochettino. Un'emozione tutte le volte? Certo, sì, un'emozione anche perché io sono, diciamo, a bordo pista, praticamente sul cordolo, e per fare le foto migliori. È anche un gran coraggio. Sì, diciamo che ci va anche un po' di pelo. Domenica 2 aprile, Autodromo di Lombardore, prima Lumbas Cup. Siamo qua con Davide Conte, protagonista di oggi. Ci vuoi raccontare qualcosa della competizione, della giornata odierna? Sì, ciao a tutti. Beh, allora, è sempre fantastico essere qua alla Lumbas Cup. Io sono arrivato stamattina, ho fatto subito 2 turni per mettere a posto la moto e c'è sempre una grande atmosfera, ecco, perché alla fine ci ritroviamo qua tra piloti, tra amatori super veloci ed è sempre stupendo confrontarsi in pista. Adesso prima abbiamo fatto le qualifiche e da questo momento a breve inizieranno poi tutte quante le gare. La mia è la iTwin, l'ultima, alle 4:15 e quindi bene, siamo pronti. In bocca al lupo, quindi la Twin, con la Twin. Intanto in questi giorni sono stati annunciati, diciamo, non il calendario ma la griglia di partenza della Yamaha RS7K. Eh sì, parteciperò alla Yamaha R7K, l'abbiamo detto, sì, è stato annunciato, io sono davvero contento. Adesso a breve ci saranno i primi test e quindi non vedo l'ora di cominciare, non vedo l'ora di provare la moto, non vedo l'ora di iniziare a lavorare col team nuovo, quindi sarà tutto fantastico, sarà un'esperienza bellissima, non vedo l'ora di cominciare, sarà davvero figo. Doriano Vietti qui a Lombardore oggi a girare anche tu per la Lumbas Cup. Sì, siamo qua
alla Lumba Cup che l'ha organizzata Ezio Rosbock. Come sempre siamo in tanti, ci sono un sacco di moto, siamo un bel po', e adesso per la nostra garetta si preannuncia una bella bagarre perché siamo tutti belli vicini, quindi dai, un bel allenamento oggi. Un allenamento in vista della partenza sia del National Trophy che del Pirelli Cup. Sì, perché prossima settimana inizierà il Pirelli Cup con la prima gara a Misano e poi l'ultimo weekend di aprile ci sarà il primo appuntamento del National Trophy, e dove dai, speriamo di fare bene. Col team abbiamo fatto i primi test a Misano, sono finiti bene, siamo andati forte, quindi dai, ci sono tutti i presupposti per fare bene. La moto, feeling con la moto, ti sei trovato bene? Ah, la moto molto bella, poi il team diciamo fa proprio tutto il possibile per fornirmi la moto al massimo, quindi sono molto contento di questo, e poi c'è da dare il gas, vedere come vanno le cose, però dai, sono molto di ottimista. Molto di... Prospettiva per l'allenamento odierno? Ah, adesso vediamo che c'è stata forse una scivolata, quindi c'è un attimo di suspense, e adesso finita questa categoria qua ci saremo noi, e sarà molto combattuta perché siamo in 10 piloti in 9 decimi, quindi dai, vediamo come va. Oggi sono con la moto del papà che è un po' datata, però si fa rispettare ancora, quindi ma alla fine siamo qua per divertirci, e ringrazio Ross che ha organizzato un bel evento qua a Lombardore, che altrimenti è difficile portare tante moto qua, però lui ci riesce sempre, quindi un tanto di cappello a Ross Moto che fa un bel lavoro alla pista di Lombardore e a tutti quelli che sono venuti a girare. Appuntamento importante anche per tuo fratello oggi, tra poco a partire anche lui. Sì, alle 5 mi pare inizia la gara, parte sesto, è messo molto bene, ieri ha fatto delle gran belle qualifiche, non ha trovato proprio il giro perfetto perché secondo me poteva togliere ancora qualcosa, però è stato molto forte. Poi lui viene da un inverno che è stato molto travagliato tra sfortune, scivolate, ok, quindi so che non è al 100% e comunque sta andando già fortissimo, quindi sono molto fiducioso di lui. Guarda, ho preso in parola, ritornato.